Roma, 1508. Il centro dell'urbe è un fermento di arte e talento creativo. Da un paio d'anni la nuova basilica voluta da Giulio II è un cantiere a pieno regime, diretto da Bramante. Nella Cappella Sistina Michelangelo è in cima ai ponteggi, intento ad affrescare la volta, mentre nel Palazzo Apostolico un ragazzo umbro sui 25 anni ammalia con pochi colpi di pennello il Papa Mecenate, che gli affida il compito di affrescare quattro ambienti della sua residenza. È l'inizio di un capolavoro, ispirato da un'inventiva e da una tecnica pittorica che incantano ancora oggi, prendono forma, anzi vita, le stanze di Raffaello. Ogni metro quadro è un esempio di maestria, sottolinea il professor Arnold Nesserrat, delegato dell'area tecnico-scientifica dei Musei Vaticani. Raffaello era un avventuroso, cercava sempre delle cose nuove, non è una cosa uguale, dipingeva con una grande velocità. Bisogna immaginarsi quando lui ha fatto uno di questi affreschi di 8 metri di larghezza, lui riceve la commissione per l'iconografia di quello che deve dipingere e dopo 3 mesi è finito tutto, cioè ha fatto tutti i progetti, ha fatto il ponteggio, ha convinto il committente, ha eseguito il cartone e ha finito tutto il lavoro. La stanza della segnatura, quella della celeberrima scuola di Atene e della disputa, mette insieme come fossero attori su un set le figure dei maggiori geni della teologia e della filosofia. Raffaello non fa una statica galleria di ritratti, ma i suoi Platone e Aristotele, come i suoi Agostino e Tommaso, sono attori di una scena fluida che da 500 anni avvince chi la guarda con una storia di movimenti, sguardi e atteggiamenti. E ancor più straordinaria nel dinamismo e nei colori è la stanza di Eliodoro, dove spicca la liberazione di San Pietro e dove, a quella dell'Urbinate, si è di recente sovrapposto un altro tipo di arte, quella dei restauratori dei Musei Vaticani. La nostra filosofia del restauro di oggi è di pulire, di togliere quello che non appartiene, che non deve esserci, che magari è stato aggiunto anche nel corso della storia, però di non trattare quello, di avere il massimo rispetto per l'arte, e così si può anche riconoscere l'artista con la storia, con tutto quello che ha fatto, fino agli aneddoti, fino alla velocità della sua mano, fino alla scoperta di quello che hanno mangiato i lavoratori che gli hanno aiutato. La stanza dell'incendio di Borgo è l'ultima alla quale Raffaello parzialmente mette mano. Il nuovo Papa, Leone X, pretende il suo genio altrove e gli affreschi sono, come nell'ultima stanza di Costantino, in buona parte opera degli allievi del grande artista. Ma anche in questo ciclo, dominato dalle fiamme che atterriscono gli abitanti dell'antico rione vicino alla Basilica, si celano aneddoti emersi dalla notte dei tempi grazie alla minuzia delle opere di restauro. In uno degli affreschi della stanza dell'incendio abbiamo trovato nell'intonaco dei fagiolini cotti che gli operai che hanno steso la malta sulla parete hanno mangiato durante il loro lavoro. Allora, se si pensa che il fagiolo è una pianta americana che fu portata in Europa solo dopo il 1492, significa anche capire che cosa ha portato la scoperta dell'America anche per la gente comune, la gente che lavorava, e in questo senso qui abbiamo la grande arte di Raffaello, ma abbiamo anche uno specchio della storia, della cultura, anche del confronto delle culture e dai vantaggi che questo confronto, questa simbiosi delle culture può significare.